proprio quello che ci vuole in questa giornata d'estate. Un bel bicchiere di tè fresco. E oggi il mio animo gentile ha deciso che lo offrirà a Dominique. Ok, è inutile mentire a voi. Voi, miei più fidati compagni, avete sicuramente capito che si tratta di uno scherzo. Però shh, facciamo in fretta, agiamo. Renderemo questo bicchiere di tè più buono. Salve! Cannella, sì. Pepe nero, sì. Oh mio Dio. Si è rotto. Insaporitore per carni. Oh. Va benissimo. Un pizzico di sale. Oh. Un po' di cannella. E adesso l'insaporitore per carni. E per finire un pizzico di pepe nero. Era un pizzico, andrà bene uguale. Meglio spostarlo. E adesso mescoliamo per bene. Va benissimo, è pronto. Sciogli. Shh. E adesso state a guardare. Dominique! Ho bevuto del tè e dato che ne ero rimasto davvero pochissimo, l'ultimo bicchiere, l'ho lasciato per te. Lo trovi qui, sul tavolo. Va bene? Bevilo, è fresco e nutriente, ti farà del bene. Grazie. Prego. Eric? E voi? Cosa ci fate lì? Quella è la telecamera e questo tè è strano. Ah, non mi freghi. Ok. Ma che cosa ci avrà messo qui dentro? Povero te, è così buono. Ora ci penso io. Vuole farmi uno scherzo? Beh, gli si ritorcerà contro. Ma è buonissimo questo tè, Eric! Ma dove l'hai preso? Era quello del frigorifero? Sembra buonissimo, non so, forse perché non ne bevevo da tanto. Cosa? È buono! Che c'è? Tu non l'hai ancora bevuto? Sì! Era quello del frigo, quello della bottiglia. Sì, era quello del frigorifero. Buonissimo, davvero, troppo buono. Dominique, ma vuoi controllare? Che c'è? A posto? Senti tutto ok, no? La bocca ok? Ti dico, era buono! Però se dici che è buonissimo, dammelo, scusami, dammelo. No, ma lo voglio io, è così buono che lo voglio io. Va bene, te rilascerò un po', giusto un po'. Grazie. Baby, è davvero buono. Scherzi, non l'ho nemmeno provata. Cosa? Mi hai mentito. Te ne eri accorta? Beh, Eric, era tu, abbastanza evidente. Dominique, mi hai fatto un contro scherzo. Un contro che? Che tragedia. Ragazzi, sono stata fortissima. Dominique 1, Eric 0. Buongiorno ragazzi. Io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo? Navigliola, che siamo? D'insieme. Ma che? Che stai facendo? Era proprio brutto quel tè. Era, come si dice, speziano. Mi sto pulendo la lingua. Hai appena preso il fazzoletto dal naso di Pasquale e ti ci stai pulendo la lingua. Questo non è ripugnante. È bruttissima questa. Che schifo.
perché me lo hai detto che era il naso di Pasquale? Dobbiamo togliere Pasquale da qui. Dobbiamo toglierlo. Ma no, tranquillo Pasquale, tranquillo. Questo però rimettilo dentro. Oggi è un nuovo giorno. Il sole è alto e splende. E tutti voi vi starete domandando cosa farà oggi il dottor Timothy. E quale altra sfida si inventerà? E beh, è quello che ci stiamo domandando anche noi. Ultimamente le sue sfide sono sempre più strane e più difficili. Ma a proposito di cose spaventose, stavamo pensando che oggi vorremmo fare, prima che salti fuori il dottor Timothy, qualcosa che non facciamo da tanto tempo, ovvero giocare ad un nuovo gioco, perché ne abbiamo scoperto uno incredibile che ci incuriosisce tantissimo. Somiglia un po' ad Ice Cream, il gioco del gelattaio cattivo. Gira voce che il personaggio principale di questo nuovo gioco sia il fratello di Rod, il gelattaio cattivo. No, Eric, di questo non ne siamo sicuri. Ma lui non è un gelataio, è niente poco di meno che un clown spaventoso, un clown cattivo. Ragazzi, capite? Già solo il fatto che sia un clown spaventoso è terribile. Su via, non è così male. I clown sono simpatici, anche se lui ha un sacchetto di carta in testa con la faccia da clown. Ok, è un po' strano. Ma vabbè, vogliamo subito conoscere questo nuovo personaggio e provare a giocare questo gioco. Voi siete pronti? Lasciate like a questo video se vi piace quando scopriamo dei nuovi giochi e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. E adesso accendiamo il televisore e vediamolo sul maxi schermo. Eccolo qui, questo qui è il clown. Oh, carino, eh? Dai, è simpatico. Ecco a voi il nostro clown. E ha anche un furgoncino che ricorda molto quello di Ice Cream, del gelataio. Sappiamo che si chiama Dumbo. E lui è il clown Dumbo. Non so perché sta dicendo di far silenzio con quella mano. Cosa nasconde? Non lo so. Direi di iniziare a giocare. Ovviamente inizi tu, giusto Eric? E io, giusto. Dai. Coraggio, puoi farcela. Certo. Usa il cellulare e metti play. Pronti ragazzi? Vediamo un po'. Ora dovrebbe raccontarci qualcosa sulla sua storia. Ci sono tre modalità, direi di provare con la prima. Oh, siamo in una macchina? Sì, c'è il volante. Oh, guarda chi c'è. Alzi il volume. C'è il camion. C'è un ragazzino, sono una bici. E il clown sta andando verso di lui. Forse è... Kid, wanna see a trick? Che gli ha detto? Vuoi vedere un trucco? Here you go. Cosa? Cosa sta facendo? L'ha ipnotizzato? L'ha ipnotizzato? Come è andato a Timothy? Mi ricorda qualcosa. E adesso ha rubato la bici e sta portando con sé il piccolino. No, dai. Lo sta rapendo. Proprio come il gelataio. E si passa pure la bici. Non è solo un rapitore, ma è anche un ladro. Se ne va, no, non gli piace. Si è fermato il camioncino e è sceso a controllare. Sta arrabbiando. Ok, perfetto, adesso è anche arrabbiato. Ok, tocca a te adesso, mi sa che devi scendere dall'auto. Vai, scendi, scendi, vai a salvare quel povero bimbo, vai, coraggio, vai, lì, coraggioso, di tu, okay. Ridami il mio amico. Devo andare qui dietro al furgoncino e entrare. Apri, entra, entra, vai, apri, vai, vai. No, aspetta, così vai con lui. No, è partito, stai andando con lui, dovevi salvarlo, non andare con lui. Accidenti. Comunque dovevo salvarlo a prescindere. Ok, mi sa che siamo arrivati. Mi sa che non siamo in un bel posto. Ok, mi dice di uscire dal furgoncino. Vai. Vado. Ok. Devo trovare un posto dove nascondermi. Fai fretta, nasconditi, nasconditi. Aspetta, un attimo, sai che sono bravo a giocare a nascondino. Veloce. Dove potrei nascondermi? Dove? Sta attento perché se ti vede il clown, io non penso sia una bella cosa. Ecco. Mi ha visto. Mi dice di nascondermi dietro i barili. Welcome home. Gli ha detto benvenuto a casa, Martin. Wow. Che bella casa questa, eh? Insomma, è scurissima. Ok, ho lasciato la bici lì e il bambino, giustamente ipnotizzato, lo sta seguendo. Access granted. Forse vuole diventare un clown come lui. Ha un codice per entrare in casa. E c'è anche un gatto, guarda. Che carino. Ok, puoi uscire. Vai, adesso vai lì e salva quel povero bambino, fai in fretta. E chi salva me? Mi dice che troverò una mappa dentro il van, nel camioncino. Vai, vai. Sali, 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 sali. È questa, penso. Vai, guarda, prendila. Sono delle carte, delle palle, cose da clown, insomma. Apri la mappa. Mi dice di andare vicino alla bicicletta per andare a guardare la mappa. Eccola qui. Ok, ci sono quattro.
quattro posti. Noi ci troviamo... Dov'è che ci troviamo? Non lo so. Però la mano dice di andare... Dog Kennel. Cos'è Dog Kennel? Beh, baci. Vado. Ok, fin qui tutto bene, niente di troppo terrificante, tranne per quel povero Martin. Ma troveremo il modo per salvarlo. Adesso tocca a te, io non voglio fare niente. Cosa? Io, va bene. Vediamo com'è quest'altro posto. Sembra un po' più luminoso, non c'è male. Wow. Ok, andiamo avanti, esploriamo un po' in giro. Qui c'è la bici, che l'ho appena parcheggiata io, e potremmo provare ad entrare, vediamo. Ma se noi entriamo di nascosto, come fai a parcheggiare la bici? Guarda lì a sinistra, c'è lui, c'è una telecamera su di lui, si vede quello che fa. Ehi, che stai notando che sono appena entrata? Certo che è un po' vecchiotta questa casa, eh? Guardate, la porta è rotta, proviamo ad aprirla. Oh, mamma mia. Fai piano? No, bloccata, bloccata, ok, basta, basta, non fare rumore, Dominique. Dumbo può essere ovunque. Questa forse si apre. Si apre. È scomparsa lì quella del cuore che batte. La casa del cane. E adesso? No, Eric, io sento ancora musica. No, okay. Basta, hai visto? Vabbè. Avevo ragione, Dominique, avevo ragione. Beh, si chiama Dog Kennel. Cane Kennel? Kennel. Cos'è Kennel? Ok, Google, cosa significa Kennel in inglese? Oh, oh mio Dio, è comparso lui. Canile. Ah! Grazie Google, quando non sei sotto il dottor Timothy. Aspetta, forse si apre. Quindi vuol dire che è qui? Ci sono tanti cani, magari tiene prigionieri anche loro. Ok, sbrighiamoci. Dominique, attenta che Dumbo è lì. Aspetta, Dumbo, Dumbo è quello che vola. Sì, esatto. Dumbo. Ah, oh, mi ha visto, dove vado, dove vado, dove okay, vado. Ok, ok, ti stavo per... No, 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 non sei spazzatura. Oh, accidenti. Dominique, la devi entrare dentro. Sì, ma c'è lui. Devi entrare dentro. Gira a destra, guarda, piano piano. Mi soppiatto. Oppure prendi un cassonetto. Ci vai lì. No. Oh, mamma, l'hai visto lì dentro? Oh, sì che l'ho visto. Ma vai qui dentro. Ma dai, spazzo tutte le porte. Ma cos'è questa stanza? Oh, guarda, ci sono le ossa, è davvero un canile. No, 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 io non entrerei lì dentro. Dominique, ma c'è qualcosa che si illumina? Sì, ma se mi chiude. C'è anche il cellulare, forse il cellulare è più utile, non pensi? Dominique, girati un attimo. Ti ha messo in trappola, Dominique, guarda! Oh, oh, non me ne ero accorta. Ah, oh, sei vicina! No, oh, no, 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 che faccio? Prendo il cellulare, prendi il cellulare, non ti prende, non ti prende, guarda, sono troppo vicina. Sei vicina, girati, oh mio Dio, ti può tirare dalle grate. Stai attenta. Eric, non ti prende. Dog whistle. È un fischietto per cani. Un fischietto, che faccio? Lo fischio, come faccio? Fischio, fischietto. Fischiare il fischietto. Ok, ma adesso abbiamo un problema più grande. Liberiamoci. No, non mi sembra così facile. Sono bloccata. Come faccio a uscire da qui adesso? Fischia, magari ti libera lui. Però c'è un buco nella parete. C'è un buco nella parete. Dominique, hai bisogno di qualcosa per... L'osso! Prenda l'osso. Mi sembra un po' difficile, ma magari nel gioco funziona. Dipende che osso. C'è un osso di dinosauro, magari. Vai! Si rompe. Vai, si rompe! Dominique, sei un genio! C'è una scala, un condotto di aria e poi ci sono delle travi di legno che sono uguali a quelle del tetto. Dominique, cosa suggerisci? Non lo so. Ho una scala in mano, non so come faccio la scala ad essersi rimpicciolita ed essere nelle mie mani, è davvero strana questa cosa. Però secondo me dovrò arrampicarmi da qualche parte e forse è quel condotto. Via destra, oh mamma mia. No, mamma, sono sotto la scala. No, non porta bene stare sotto la scala, andiamo. Stai salendo, penso, oppure no. Ma come faccio a entrare nel condotto? Sì. Forse dovevi avvicinarti un altro po'. Pensi che sono lontana? È abbastanza. Dove ho fatto a mettere una scala incastrata nel muro? Ragazzi, Dominique è una strega. Questo gioco è buggato, è terribilmente buggato. Ragazzi, questa scala mi sta facendo impazzire e il clown si sta avvicinando sempre più. Guardate. Ma come si è messa? Come faccio a metterla dritta? Accidenti, è troppo difficile. Ok, non so nemmeno cosa ho fatto, sono messa su una scala storta, ma sono vicina al condotto. Proviamo. Come? No. Come? Prova a svitarlo. A svitarlo? E con cosa? Con le mani? Provaci. No, dopo tutta la fatica che ho fatto. Magari c'è un cacciavite. Qui, la cassetta degli attrezzi. Hai ragione, vai. È vuota, Eric. Vedi se c'è qualcosa dentro. È vuota. Cacciavite, trovato il cacciavite. E adesso però abbiamo un piccolo problemino con la scala, di nuovo. Aspetta, vediamo se riusciamo. Guardate com'è messa, non è proprio il modo di usare una scala. Però vediamo se riusciamo a salirci. Dai, Dominique, svita, svita dentro. Vai, 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 ci siamo, una, ci siamo. Due, guardate, tre, si sta avvicinando a quattro. Ok, prova ad entrare. E come faccio? Salta. Come salto? Oh, sono dentro, okay. Andiamo dentro, dentro, veloce. Oh, mamma mia, sono dentro il conduttore, mamma mia.
Siamo di nuovo fuori. E che faccio salto? Mi devo buttare, ma è altissimo. Ma guarda dove ci sono i cani, dove lì era chiuso. Ma è altissimo. Tu sei atletica, tu sei atletica, ricordati che tu puoi fare tutto. Adesso salta però. In realtà è solo perché è un gioco, nella vita reale fate più attenzione. Uè! Ma aspetta, dovevo fare 1, 2, 3 e via. Sei andata già. I cani, dove sono i cani? Qui c'è un cagnolino. Ciao. Che è il cane di Dumbo, quindi io lo lascerei stare. Dagli del cibo, è meglio. Okay. Dove lo sta pagando, sta pagando. Adesso per... Oh mamma. Guarda, ti ha sentito, Dominique, ti ha sentito. C'è una scodella, ma è vuota. Perché ti fai intenerire anche dai cani cattivi? Ma è carino, i cani non sono mai cattivi. Sono i padroni cattivi. È una scodella vuota, Dominique. Si arrabbi ancora di più così. Dove lo trovo il cibo? Non è colpa mia se il tuo padrone non te lo compra. Vedi un po' se devo dare il cibo io al cane degli altri. Ok, c'era un armadietto chiuso con un codice, guardate lì. Questo è il tastierino per inserire il codice. C'erano già questi due indizi, una O e una P. E poi come continuo? Che ne so io? O, P, O, Pig. Oh, no, è bloccato. Di nuovo, Open! Open, Dominique! Open! Sì! Ma cosa? Un martello! No! Dai! Mi ha preso! Ma ce la stavo facendo! Ci penso io! Darò io da mangiare a quel povero cagnolino. Abbiamo trovato una bistecca, vai. No, però devi dargliela, poverino, dai, non farlo impazzire. Okay. Ecco qua, adesso è più tranquillo. Ora noi dobbiamo trovare un modo per salvarci. Ok, prova a rompere qualcosa con questo martello. Oh, beh, dai, Eric, non fare come... Eric! L'ho rotto! Dominique, l'ho rotto! Ok, ma che cosa ti serve? Qui torni semplicemente qui. Prova a rompere l'altra porta, vai, vai dietro, rientra là dentro, entra, corri. Vai, destra, ancora, apri questa, vai, spacca. È bloccata, non posso... Apri l'altra, questa, spacca. Non posso spaccarla. Dai, allora che ci serve questo martello? Potrai spaccare qualcosa con questo martello? No, a quanto pare no. Vabbè, allora andiamo. Abbiamo dato da mangiare un povero cagnolino che magari moriva di fame. Direi di cambiare posto. Questo canile non fa assolutamente per me. Dove scegli di andare? Scuola elementare, mi ricorda Baldi. Ok, non è una cosa buona, sai? Andiamo. Eccoci qua, siamo alla scuola. Ma se andiamo in bici, perché il clown arriva sempre dove siamo noi? Ma questa sì che è strana. Però è carina questa scuola, guardate che bel cortiletto. Allora, andiamo qui, c'è una libreria. Ma la vera domanda è, che cosa ci fa lui in una scuola? Non lo so. Però c'è una libreria, vediamo se c'è il nostro libro. Non penso che lui legga così. Un'avventura senza fine, scusi, ha un'avventura senza fine con Enrico Dominique. No, vedo soltanto libri scuri, il nostro è super colorato, super riconoscibile, guardatelo lì. Vabbè, esco da qui e continuo con le varie stanze, aule. Oh, guarda, questa finestra forse si apre. Sì, vai, entra. Entriamo. Oh mio Dio, è vandalizzata. Però ci sono gli strumenti musicali, questa era l'aula di musica. Oh mio Dio. Cosa gli è successo? Cosa ha fatto i professori e gli studenti? Oh mamma, prova a entrare in altre aule. Qui ci sono gli armadietti. Forse trovi qualcosa. Gli armadietti, proviamo ad aprirli. No, non si aprono. Non si aprono. Vai, fai fretta prima che si trovi. C'è il codice, questo qui, sì. Vai, apri. È bloccato, dobbiamo trovare il codice da qualche parte, ma non so in quale parte. Vediamo, dov'è il tizio strano? Di là, entra in un'aula, entra i bagni. Entra in un'aula. Entra in un bagno. Vai nel bagno. Ecco, apri. Eric, mi spieghi che cosa devi fare in un bagno? Ti sembra il momento? Non puoi tenerti la pipì. Forza, trova qualcos'altro. Ricorda quel povero Martin lì. Cerca, fai in fretta. A te, No, Eric, è bloccato. Che carino che è. Ti ha catturato. Ok ragazzi, abbiamo conosciuto Gambo. Cosa pensate di lui? Era Gambo, io l'ho chiamato Dumbo. In realtà l'hai anche chiamato Dumbo. Ah, ok. Beh, insomma, è più simpatico o meno simpatico del gelataio Rod, secondo voi? Fateci sapere. E fateci sapere se conoscete altri nuovi giochi che dovremmo provare secondo voi. Nel frattempo però iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun video. Lasciate like a questo video se vi siete divertiti anche oggi insieme a noi. E seguiteci su Instagram, insieme.official. E oggi salutiamo Elena Caserer, Sharon Bondi, Angela Parcese, Anna Moccia e Vincenzo Ammirati. Ciao ragazzi, un saluto a tutti quanti voi. Ciao belli, troppo belli, 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 bellissimi. Vi vogliamo troppo bene, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao. Di insieme, di insieme, di insieme, di insieme.